facoltà. Grazie Presidente. Chiedo al consigliere Fassina se può ritirare questa mozione per portarla in Commissione Lavori Pubblici. Questo glielo chiedo perché, siccome mi prendo a cuore molti argomenti che ci portano consiglieri non solo del Movimento 5 Stelle ma di tutte le forze politiche presenti, è una cosa che vorrei approfondire, perché io ho già chiesto agli uffici e mi hanno detto che purtroppo ad oggi bisogna abbattere il ponticello presente per fare delle, per invece ricostruirlo con tutto ciò che è previsto per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi c'è bisogno di chiedere agli uffici di organizzare chiaramente un... C'è il consigliere Pelozzi che mi dà fastidio, lo devo dire, non riesco a parlare. Scusate. Consigliere, se gentilmente recupera i suoi scranni... No, non gliene può... Consigliere Pelozzi? Vabbè. Grazie. No, mi prego, scusi Presidente, avevo questo rumore all'orecchio, non riuscivo a concentrarmi per dire quello che volevo dire. Allora, siccome ho chiesto agli uffici, mi hanno detto che purtroppo non è... facile apportare le richieste previste nella mozione to cure, ma bisogna abbattere il ponticello e ricostruirlo chiaramente con gli accorgimenti, gli interventi. Quindi se lei la ritira e lo portiamo in commissione, vediamo anche i fondi, io li chiederò a bilancio, vedremo se possiamo portarli in un prossimo assestamento. Insomma, ci sono svariati step che mi piacerebbe seguirli per questo ponticello. In caso contrario ci dobbiamo astenere, però è chiaro che io comunque la seguirò, però mi farebbe piacere, cioè non ci faccia fare questo voto di astensione, ma lavoriamoci insieme in commissione. Grazie.